ragazzi, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Perdonate se sono tutta lucida, ma sono appena tornata da palestra. Oggi proviamo insieme un prodotto di cui mi avete chiesto a destra e a manca. Mi avete fatto una marea di domande dopo che io l'ho usato in uno degli ultimi video tutorial. E sto parlando dei Super Stay Matte Ink. Io ho queste due colorazioni qua di Maybelline. È un prodotto super chiacchierato. Dicono che abbia una durata pari a tutto il giorno. Ci puoi fare qualsiasi cosa, quindi mi sono detta: quale miglior video se non una giornata di test intera? Io, appunto, adesso sono appena tornata da palestra ed è quasi ora di pranzo, quindi ho pensato: mi trucco adesso e lo testiamo. Appunto, io ho queste due tonalità che sono la 55, che è questo nude, e questa qui che è leggermente più scura ed è il numero 15. Io questi qua li testo già da un bel po', quindi più o meno so già come si comportano, ma non voglio darvi troppe informazioni perché voglio appunto che lo testiamo proprio insieme. Visto che oggi io sono vestita tutta di nero, direi che vado ad applicare questo qui che è il numero 15. Quindi ora andiamo di fase trucco e poi iniziamo il test. Voilà, una volta fatto il mio trucco base, questo è un po' quello che faccio velocemente, vado a prendere la mia Super Stay e la andiamo ad applicare. Allora, l'applicazione è super semplice perché il prodotto è molto cremoso, come vedete è molto pigmentato, facilissimo da applicare anche per l'applicatore stesso. Ok, come vedete il prodotto applicato risulta in questo modo. A me piace davvero tantissimo. E adesso aspettiamo un attimino che si asciughi. Vi ripeto, il colore è questo qui. E una volta asciutto andiamo a mangiare e facciamo tutti i nostri vari test. La tinta si è completamente asciugata, non è assolutamente sticky, come potete notare. E soprattutto è molto leggera. Io adesso vi faccio vedere, tamponando il prodotto. Sul dito non rimane assolutamente nulla, ma più avanti faremo anche la prova no transfer. Tra l'altro, per pranzo non ho neanche una robettina easy easy, anzi, qui c'è del riso con mozzarella e pesto. Ciò vuol dire tanto olio, molte difficoltà da superare per questa tinta. Andiamo subito, che sto morendo letteralmente di fame. Mi metto qui a favore di telecamera, perdonate la luce che c'è in cucina. Sul cucchiaio non c'è traccia di rossetto e già questa è un'ottima cosa perché a volte sono nei ristoranti e con alcuni rossetti liquidi capita questa cosa ed è orribile, quindi già per questo 10 punti. Adesso continuo a mangiare e vi faccio vedere poi il risultato finale di com'è la tinta. Ragazzi, io sono tipo un po' scioccata, infatti adesso sono venuta qui in bagno che c'è una luce migliore per vedere, dico ok, magari si sarà tolto all'interno. In realtà l'unica parte che si è tolta, vabbè, a parte che si è leggermente schiarito, ma la parte l'unica che si è tolta è proprio tipo qui all'interno, neanche qua sopra, quindi per ora sono un pochino scioccata. E adesso un'altra delle prove sarà quella di lavarmi i denti perché come sapete io porto l'Invisalign. Come vedete, non c'è residuo di rossetto sullo spazzolino. E adesso voglio fare con voi una prova che io faccio molto spesso. Quindi la prova a bacio sullo specchio, visto che non ho nessuno da baciare. Siete pronti? Ok, a parte vabbè il respiro che ha lasciato il segno. Faccio fatica anche a trovare il punto dove ho dato il bacio. Non si nota nulla, a parte un leggerissimo alone proprio nella parte centrale dove appunto magari si sarà un po' sciolto con il cibo. Io mi reputo più che soddisfatta, adesso corro in posta e cominciano i vari miei giri di oggi. Perché vi spiego rapidamente, adesso appunto vado in posta. Poi devo trovarmi con la personcina speciale, cioè Julie, che l'accompagno a farsi le unghie, ma poi devo riuscire e andare al cinema. Così facciamo un test super completo e testiamo anche o i nachos o i popcorn. Adesso vedo cosa mangiarmi, cosa prendermi per merenda, anche perché sarà una merenda tardi, visto che ho pranzato anche tardi. Questo qui me lo porto in borsa, ma dato il risultato fino ad ora, non penso mi servirà un ritocco. Julie e Chloe, siamo qui al negozio di Giulia. Che mi ha beccata. Che Julie si deve fare le unghiette. Tra un bacino e l'altro, comunque la tinta
non è perfetta di più. E in più ho anche fatto una litigata alle poste perché il tizio non voleva darmi il pacco. Ma dettagli. Oddio, eccola ragazzi, sta arrivando Julix. Quindi ci sentiamo dopo per sviluppi merendosi. Sono arrivata al cinema, ho preso i miei popcorn e il mio film. Eccoci qua. Quindi adesso inizierà il film, poi vedremo a che punto sarà il rossettino con i popcorn, che sono un'altra cosa unticcia. Non vedrò l'ora di rivedere il film in realtà, perché l'ho già visto. Visto che ho la The Space Pass, che è quella con i biglietti illimitati, ho detto perché no. Lo andiamo a riguardare. Sono appunto appena uscita dalla sala e non mi sono ancora guardata. Devo dire che sta iniziando leggermente, ma leggermente, a sbavare qui. Ma col fatto che ho bevuto dalla bottiglietta, ho mangiato i popcorn, direi che è più che normale e anzi sopra la media. Vedete, questo è l'effetto. Poi vabbè, lasciate perdere che ho le labbra secchissime e anzi non lo sento troppo sconfortevole, anzi ho mantenuto l'idratazione. Sono un po' sconvolta. Questo video sarà tutto, sono un po' sconvolta. Il film è bellissimo, vabbè, lo dovete andare a vedere. Adesso io ho mangiato i popcorn tipo alle 6:30, dalle 6:30 fino alle 7:30. Quindi per la cena penso che andrò con un bel tè caldo, ma i popcorn valgono per un sacco di altre cose, quindi ci può stare. Torno a casa e soprattutto mi impigiamo, mi faccio una doccia, la seconda della giornata perché poi l'ho fatta anche in palestra. Prendiamo il tè e ci rivediamo per le considerazioni finali su questo prodotto, che io, ripeto, ho portato in borsa tutto il giorno e non ho mai avuto bisogno di ritoccarlo. È arrivato il momento del tè, quindi accendo il microonde e faccio andare. Praticamente oggi abbiamo fatto questo video test barra vlog perché ho portato con me e sono quasi le 10. Ho mangiato, bevuto, parlato di tutto e di più. And that's the final result. Tra l'altro vi lascio il link per l'acquisto di questi prodotti se non li trovate in negozio qui sotto. Vi rimando appunto al sito di Amazon. Io sono scioccatissima, penso che prenderò altre tonalità perché questa di oggi mi ha fatto impazzire. Vi ripeto, è la numero 15, è favola. Fatemi sapere qua sotto, vi raccomando, se avete mai provato uno di questi prodottini, come vi ci siete trovati. Sono super curiosa, come avete visto sulle mie labbra ha dato delle ottime performance, però magari capisco che non a tutti può essere così, quindi sono curiosa anche di sapere le vostre esperienze. Adesso mi bevo appunto il mio tè e facciamo l'ultima prova stamp, ma penso che comunque dopo tutta la giornata ormai non stampa più. Brucerà tantissimo, ma lo faccio per voi. Non è rimasto nulla, né qui avanti né pure dietro. Vedete, c'è solo la schiumetta del tè. Quindi direi che questa è la prova proprio finale. L'abbiamo provate tutte. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. È il mio primo video test di tutta una giornata di un prodotto, quindi appunto voglio sapere un po' cosa ne pensate. Detto ciò, mega bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao.